Il volo Pescara-Torino all'aeroporto d'Abruzzo sarà ripristinato entro la fine del 2019, lo ha annunciato oggi alla stampa il presidente della SAGA Enrico Paolini, confermando che il collegamento aereo con Catania sarà mantenuto anche per il periodo invernale e che si sta lavorando per fare altrettanto anche per la rotta Milano-Malpensa. Altro importante obiettivo da perseguire è quello di raggiungere entro il 2021 un milione di passeggeri, ha detto il presidente della SAGA durante la visita ufficiale nello scalo aeroportuale del neosindaco di Pescara Carlo Masci. C'è un bando della regione di 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro saranno riservati con apposito bando alle rotte di Catania e Torino. Rotte di Catania e Torino invernali ovviamente, perché estive Catania già c'è, Catania comunque rimarrà al momento perché abbiamo convinto Volotea. Nel frattempo noi vorremmo ripristinare Torino entro la fine dell'anno. Il resto andrà su rotte internazionali e nazionali e quindi avremo la possibilità nel 2020, come ho cercato di dire e su cosa su cui abbiamo cercato di lavorare, di puntare al milione di passeggeri, perché voi capite che con 1 milione di euro di incentivi ci potrebbero essere l'anno prossimo 6-7 nuove rotte. 6-7 nuove rotte, se funzionasse tutto, alla fine dell'anno prossimo o al massimo i primi mesi del 2021 potremmo festeggiare il milione di passeggeri, il che significherebbe che in 2 anni l'aeroporto d'Abruzzo, con sede in Pescara, è diventato l'aeroporto che volevamo. E finalmente gli enti pubblici, che ne sono i legittimi proprietari, la regione con i comuni di riferimento, può prendere delle decisioni importanti e strategiche. Questo è un po' il clima. La notizia concreta è che Malpensa va benissimo e che finalmente gli abruzzesi possono volare intercontinentale passando da un aeroporto, da un hub, senza scaricare i bagagli. E per questo ho chiesto a Carlo, che è qui con me, di batterci perché l'Alitalia ci lasci questo volo, questo hub intercontinentale in qualche modo. Al limite cambiandolo su Roma, non è un problema per noi. Se Malpensa a Roma, purché ci sia la possibilità per i pescaresi, per gli abruzzesi di andare in giro per il mondo.